L'amico Rimoldi da Milano, in un commento recente, ha posto due questioni, una riguardo The Grandmaster, l'altra riguardo lo speciale realizzato da Iris da Mediaset per il quarantennale di Bruce Lee, quindi diversi anni fa. E allora, siccome comunque uno dei due Grandmaster era un argomento che c'avevo già in cantiere, già che ci sono, faccio questo video direttamente, ti rispondo così. Anzi, invito altri, Roberto Di Furia, insomma gli altri che stanno qua, se avete argomenti da suggerire nei video potete postarlo nei commenti, io vi rispondo direttamente facendo un video apposito se rientra nelle mie capacità, in quelle due o tre cose che so. Allora, caro amico mio milanese, il che è una disgrazia, ma insomma nessuno è perfetto. Per quanto riguarda The Grandmaster, sappiamo che è un film del 2013, molto costoso, molto ben fatto. Il problema di questo film è che Wong Kar-wai, regista, non capiva un cazzo né di Bruce Lee dei film di Kung Fu, che non gli sono mai interessati. Sì, a suo tempo aveva fatto un Bhushapian, The Ashes of Time, Le ceneri del tempo, una cosa del genere, ma lui non era... E non è, lui era un intellettuale, un regista relativamente recente, non c'era neanche all'epoca dei film di Kung Fu, quindi lui è più dalle parti di Antonioni. Questo film l'ha fatto per motivi commerciali, perché il successo di Ip Man nel 2007-2008, quando è stato, ha generato un indotto, se no Wong Kar-wai non avrebbe mai fatto un film di Ip Man, del quale non gli frega nulla, legittimamente, intendiamoci. Per cui il film non l'ha fatto neanche lui, il film l'ha fatto Yuen Woo-ping, il coreografo che conosciamo perché lanciò Jackie Chan come regista in due film, nei primi due film, Snake e Drunken, e poi Yuen Woo-ping, che viene da una famiglia di coreografi, il papà era Simon Yuen, ossia il vecchio ubriaco di Snake in Eagle Shadow, ha coreografato Matrix, Kill Bill, eccetera. E infatti Grandmaster, che è una storia inventata, ma chi se ne frega poi che sia inventata, il problema è che il film è girato super bene, oh mazza che... è che sembra una pubblicità televisiva dopo un po', con quei rallenti, con quella fotografia super studiata, per cui pure quando piove tu vedi proprio le gocce d'acqua nelle scene a rallenti che poi diventano improvvisamente veloci. Un film fastidiosissimo, una masturbazione cinematografica di un regista che ti dice guarda quanto so bravo a fare inquadrature. Uscito lì l'8 gennaio del 2013, qua neanche mi ricordo se è uscito al cinema, non credo, forse è uscito direttamente in DVD. È un film che può piacere giusto a un pubblico moderno che non conosce i vecchi film d'arti marziali e che legittimamente preferisce un film di qualità, almeno estetica. C'ha anche i titoli The Grandmaster, Legend of Ip Man, The Grandmasters con la S finale, prodotto a Hong Kong, girato in lingua cantonese e mandarina. E purtroppo, come quasi tutti i film d'arti marziali che si fanno ormai da quando Hong Kong è ritornato a far parte, per sua disgrazia e per la nostra, della Repubblica Popolare Cinese nel 1997, questo è un film pesantemente cinese, quindi anche un po' fastidioso sotto quel punto di vista là. Non c'ha il sapore dei film di Hong Kong, perché ormai Hong Kong, lo sappiamo, è diventata un po', come dicevo anche nel mio documentario Dragonland, Hong Kong si è impoverita da quando è ritornata alla Cina, che l'ha spremuta come un limone. Tuttavia Grandmaster merita di essere visto, e perché la confezione è ottima, quindi se uno si accontenta, gli piacciono gli spot televisivi tipo quelli del Mulino Bianco, queste cose così rileccate, patinate, c'è una bellissima fotografia, per carità, c'è un regista che è il vero protagonista del film, perché sta sempre in mezzo ai piedi con i suoi virtuosismi tecnici e ti impedisce di guardare il film, anche se per la verità non c'è molto da guardare. Il protagonista era Tony Leung Chiu-wai, uno dei due o tre Tony Leung di Hong Kong, attori omonimi. Lei era Zhang Ziyi, la Tigre del Dragone. Ma il film è tutto al più, quelli della mia età se lo possono guardare per recuperare il piacere di vedere Lo Meng, che era una delle furie umane del Kung Fu lanciate dal grande Chang Chen nei film degli anni 70, no? Uno dei Five Venoms, che poi furono lanciati nel film collettivamente con il film Le furie umane del Kung Fu. C'è dentro lo stesso Yuen Woo-ping,
ci stanno delle vecchie glorie recuperate del filone, capito? Che fanno delle piccole apparizioni. Quindi c'è, chi altro c'era? Insomma, qualcun altro c'era, ma insomma, erano cariatidi che possono far piacere giusto a noi. La mia opinione, per quello che vale, è che comunque è un film che va visto, è un film importante, è un film che testimonia un ritorno del cinema d'arti marziali, anche se nella maniera fastidiosamente pompinara, da prostituzione, cioè quella dei registi che del genere non gliene frega niente, ma lo fanno per fare un po' di soldi. Parlava. Te che parlava? Ma non me va neanche di parlarne, neanche di parlarne. Naturalmente poi c'era sempre l'apparizione burattinesca macchiettistica di Bruce Lee nel finale, perché ricordatevi che l'unica ragione per cui fanno questi film su Ip Man è che ha insegnato a Bruce Lee, o meglio che era titolare della scuola dove Bruce Lee ha studiato sotto l'insegnamento di Wong Chun Leung, non di Ip Man. Vabbè, comunque, per quanto riguarda invece il discorso tatti sanguinetti che l'amico Remoldi diceva, ma l'hai visto quello special dove Sanguinetti parlava, diceva che Kung Fu aveva incassato 3 volte più dalla Cina con furore. A quello special, che l'abbiamo visto tutti, credo, è andato in onda su Iris, e a me ha fatto piacere perché una volta non c'erano proprio special su Bruce Lee in televisione. Quindi comunque ringraziamo che i tempi sono cambiati e che li fanno, anche se sono sbagliati, come questo. Ma d'altra parte Sanguinetti non è un conoscitore del cinema dei generi, lui è un intellettuale comunista che poi alla fine in tarda età, in quarta età, ha riscoperto anche il cinema dei generi, ma non gliene può fregare di meno. Quindi è tutto uno sbaglio lo special. Anzitutto perché quando dice che Kung Fu incassò 4 volte dalla Cina con furore in Italia, sbaglia nella misura in cui Kung Fu incassò 2 volte più della Cina con furore, che incassò 500 milioni, Kung Fu quasi 1 miliardo, quindi superò anche 5 dita di violenza. Ma lui non è un esperto, tra l'altro ci ho parlato un paio di volte al telefono perché qualche anno fa mi chiamava per raccomandare un amico suo che voleva Franco Nero in un film, quindi sapendo mio amico e collaboratore di Franco di lunga data, diciamo, sollecitava la mia, per quello che valeva, la mia intercessione presso Franco affinché apparisse nel film di questo amico suo. Ma io di persona non l'ho mai incontrato, ma lo trovo pure simpatico poi alla fine, ma lo speciale era terribile. Era terribile perché non tanto lui, che essendo italiano e ignorante del cinema dei generi, parla di Bruce Lee e quindi ovviamente fa errori, anche perché chi gli ha preparato i testi, perché non è che se li ha inventati lui, gli autori della trasmissione non conoscono Bruce Lee e gli hanno scritto dei testi sbagliati. Ci sono numerosi errori, ma li fanno soprattutto gli ospiti cinesi. Anzi, più clamorosi li fanno loro, li fanno gli espertoni dell'Hong Kong Film Festival. Appare Lo Ka, che è nel documentario, nello special, che è un critico di Hong Kong, anche bravo, il quale racconta che lui da giovane lavorava a Roma nel ristorante che non esiste più dalle parti di Via del Corso, mi pare, dove era, dove Bruce Lee girò L'Urlo di Chen, e girò lì per 3 settimane e lui quindi stava lì sul set, ci fece pure l'attore. Non è vero nulla. Bruce Lee non girò in quel ristorante neanche una sequenza, ma lo si vede. Chiunque non sia un minorato culturale, un cretino, lo vede che è un set ricostruito, non è un ristorante. Tutto ciò che viene girato di quel ristorante a Roma era all'esterno, c'era una breve scena, mezza, 3 secondi, 4, Bruce e Nora che arrivano, entrano nel ristorante e tu intravedi l'insegna, basta. Non è stato girato nient'altro là dentro, quindi questo signore è molto anziano, probabilmente si sbaglia in buona fede, ma è ovvio che poi il pubblico che guarda lo special recepisce l'informazione sbagliata, come la recepisce sbagliata quando un altro ospite cinese dice che, insomma, il commento nella traduzione italiana dello special dice che Bruce Lee lasciò il film incompiuto, Enter the Dragon, che tutti sappiamo essere l'ultimo film compiuto di Bruce Lee. L'incompiuto fu Game of Death. Questa è la qualità della televisione generalista quando si occupa di Bruce Lee, ma torno sempre a dire, è giusto riderne perché so cazzari, ma è anche giusto esserne contenti perché una volta di Bruce Lee in TV non se ne parlava proprio, era considerata ancora una leggenda del cinema di serie B, fascista, per sottosviluppati, per borgatari, no?
Quindi io sono stato contento di quello special, anche se ne ho contato uno per uno tutti gli errori che non vi sto a dire, ma perché, ripeto, è uno special fatto da gente che Bruce Lee non lo conosce e non gliene frega nulla, né quell'italiano, né Sanguinetti, né gli autori dei testi, né gli intervistati. E poi, però ne sono contento, anche quando recentemente, poco tempo fa, l'ultima ricorrenza di Bruce Lee, hanno fatto lo speciale su Canale 5, TG5 in prima serata e anche al TG della Rai lo hanno ricordato. A me ha fatto molto piacere, indipendentemente dal fatto che sbaglino poi nelle informazioni, perché comunque che oggi si parli di Bruce Lee in maniera così ecumenica testimonia che il tempo è galantuomo e quindi è considerato un personaggio di cui riparlare anche da quei media che normalmente non se ne occupavano perché era reputata pornografia. E questo è quanto, caro amico Rimoldi. Poi sì, in effetti Kung Fu incassò più di Dalla Cina con Furore, ma non 4 volte di più, 2 volte di più, che era comunque tanto, qui in Italia, ovviamente, ma è ovvio, Franco Franchi era una leggenda del cinema comico italiano, Bruce Lee lo avevamo appena conosciuto, quindi è normale che incassasse più Franco Franchi, con quel film che era geniale, nella sua povertà di mezzi, Kung Fu è meraviglioso. Meraviglioso, tanto brutto, brutto ma bello, proprio come i film di Kung Fu, quelli un po' più corrivi. E poi, vabbè, altro da dire non ce n'è su quello speciale, ma insomma, in linea di massima, quando sentite parlare di Bruce Lee in organi di stampa, di televisione, che non si occupano dell'argomento e magari non si occupano manco di cinema di solito, ma che vi volete aspettare? Guardate che a Hong Kong non stanno molto meglio, eh. Io mi ricordo che negli anni 90 Rick Meyers, uno scrittore americano molto importante là perché anche lui in America, come me qui in Italia, ha ridoganato il genere con libri, articoli, documentari, ma lui anni fa, negli anni 90, mi pare nel 91, andò a Hong Kong a fare un viaggio a intervista, come avrei fatto io poi molti anni dopo, nel 2007, e lui si trova davanti a un panorama sconsolante perché intervistò ad esempio Tick Wei, che era un grande stuntman, mo si sarà ritirato, non lo so, che era apparso in tanti film di Jackie Chan e Samong, ma anche nei film di Chang Che, lo ricordiamo nel ruolo del pirata Sarpec, il tatuato in Operazione Pirati. E coso Tick Wei, che era un fan di Bruce Lee, chiese a lui, che era venuto dall'America, se quando per favore tornava in America gli spediva dagli Stati Uniti in manifesti, poster, libri su Bruce Lee, perché a Hong Kong non c'era niente. E Rick Meyers rimase sbigottito, pensava di essere nella patria di Bruce Lee e quindi artisticamente quella era la patria di Bruce Lee e quindi trovava tante cose, invece quelli che stavano lì non trovavano nulla, perché lì c'era e c'è la stessa ignoranza su Bruce Lee. Io stesso quando sono stato a Hong Kong nel 2007 ho trovato due libri, o forse era uno. Beh, insomma, che poi l'ho anche fatti vedere in un video di un paio d'anni fa, forse era uno. Erano un libro scritto dai figli di James Lee, che era stato un amico e anche lui praticante di Kung Fu di Bruce Lee in America. E forse un'altra cosa, non c'era null'altro, non c'erano manifesti, non c'era un cazzo. E c'era un bancarellaro a Temple Street, che era una specie di porta portese cinese, che apriva alle 10 di sera, che mi voleva rifilare a tutti i costi un DVD o un VCD che sopra c'era. Ve l'ho raccontato, c'era un clone, ma non mi ricordo se era Bruce Lai, ma non mi pare fosse Kim Tae-chung, ossia quello di L'ultimo combattimento di Chen. Insomma, era un film con Sosia e lui che insisteva che quello era Bruce Lee e me lo voleva vendere a me perché aveva visto il turista occidentale, ignorante, bianco, occhi tondi e quindi coglione. Ma secondo me il coglione era lui perché io gli spiegai a lui che quello era un Sosia e gli dissi pure il nome, ma lui insisteva di no. Per cui secondo me lui credeva che quello fosse veramente Bruce Lee. Del resto una città che ha distrutto la casa di Bruce Lee con i bulldozer, quella dove abitava quando è morto, che ha distrutto la palazzina dove abitava da ragazzino e ci ha fatto un centro commerciale, questa è tutta roba che sta nel mio documentario, che ha dedicato tardivamente una statua, ma l'hanno fatta i privati, però il fan club che sta là, no il governo. Voi che vi aspettate da una città così? E allora se Bruce Lee è cagato in testa, pisciato in testa nella sua patria artistica, Hong Kong, Xiangang, il porto profumato, un par de palle perché era puzza di smog, di fritto e di fogna continuamente,
Come vi aspettate possa essere ricordato dai media ufficiali italiani? Ovviamente sbagliano, no?